Tecnalese inizierà il proprio cammino nel campionato 2018-2019 affrontando il Solofra, un derby che si prospetta ricco di gol e di emozioni. Eh sì, si ricomincia e diciamo che il campionato lo aspettavamo un po' tutti e inizia subito, diciamo, con due derby. Questo primo a Solofra, squadra storicamente rognosa che in casa ha sempre fatto, diciamo, del suo punto di forza e anche se quest'anno non sta giocando al suo, diciamo, stadio. Quindi potrebbe essere un vantaggio sotto il punto di vista ambientale, anche se è una superficie sintetica, quindi privilegia ovviamente il gioco veloce. La squadra del patron Casale potrà contare da subito sull'apporto di Vincenzo Verrilli, ex attaccante del Serino, e su Cataruzzolo, ma quest'ultimo sarà disponibile soltanto da novembre in poi. No, diciamo che per quanto riguarda Vincenzo Verrilli, che è a disposizione, è venuto già in panchina con il Costa Amalfi, un ragazzo che a me piaceva già dai tempi del comprensorio Miscano. Lo scorso anno me l'aveva consigliato Gianluca Guardabascio, nostro giocatore, che lo conosceva bene, anche Armando Grazia e Roberto Santosusto. Soltanto che non lo prendemmo perché decidemmo di prendere Svezia a dicembre. E poi per quanto riguarda Cataruzzolo, ragazzo è di Grotta, non è rimasto a Grotta, diciamo che a noi è sempre piaciuto, è piaciuto alla società, come allenatore da avversario mi ha sempre dato molto fastidio quella coppia Cataruzzolo-Volzone. E questi clanese però non posso dire altro che grazie al presidente Casale e alla società.